www.trmweb.it. Le news in tempo reale. In tempo reale. I video, il forum, le nostre produzioni. Segnalaci la tua notizia. www.trmweb.it. Il sito web. Un incendio è divampato questa mattina nello stabilimento Fincantieri di Palermo. Le fiamme sono partite da un cunicolo attraversato da fili elettrici. Quattro le squadre dei vigili del fuoco intervenute insieme ad una unità navale. Paura per un deposito di gasolio nelle vicinanze del rogo. Dopo aver dato un passaggio ad una finta autostoppista, un anziano di Bagheria è stato derubato, denudato e fotografato dai complici della ragazza. Per non diffondere le immagini gli avevano chiesto 200 euro, oggi gli arresti. In 4 anni licenziati in Sicilia oltre 50.000 operai edili diretti e 30.000 dell'indotto. La causa sarebbe il blocco delle opere pubbliche nell'isola. Oggi migliaia di lavoratori hanno manifestato nel centro di Palermo. Questa sera la notte bianca della scuola che conclude Palermo apre le porte, diversi momenti degli spettacoli con i ragazzi che consegneranno simbolicamente le chiavi della città, divieti e transenne già da questa mattina, dalle 13 è totalmente chiuso al traffico via Cavour e via Roma, saranno validi divieti sino alle 2. Buon pomeriggio, benvenuti al TG Med, prima edizione del nostro giornale. Questi gli argomenti principali, la cronaca in primo piano. Diamo subito un buon pomeriggio alla nostra ospite, Giulia Damo, sindaco di Marsala. Grazie per essere con noi. Grazie a voi. Parleremo di un evento che riguarda la città di Marsala. Ormai siamo alle porte, a metà giugno, ma parleremo anche di tante iniziative che riguardano ciò che storicamente Marsala offre, quindi itinerari del vino e non soltanto. Ne parleremo ovviamente nel corso del giornale. Come avete sentito, un incendio, un vasto incendio divampato questa mattina all'interno dei cantieri navali di Palermo. Sul posto si sono recate diverse squadre dei vigili del fuoco, il rogo è stato però spento in poco tempo. Le fiamme sono divampate all'interno dell'area nord dei bacini di carenaggio, dentro un deposito sotterraneo. Nei locali erano ammassati diversi cavi elettrici ed altro materiale di stoccaggio, ma la vera preoccupazione si è concentrata subito sul vicino deposito di gasolio minacciato dal fuoco. Sul posto sono intervenute, come dicevamo, diverse squadre dei vigili del fuoco, oltre ai mezzi di terra e alle autobotti è entrata in azione anche l'unità navale dei pompieri. L'allarme era stato lanciato intorno a mezzogiorno, alcuni dipendenti della Fincantieri avevano notato fumo nero fuoriuscire da un cunicolo. Adesso tutto è tornato alla normalità, è tutto però ancora sotto controllo, soprattutto sono già in corso le verifiche. Vedremo nel corso del giornale se ci saranno novità su questo fatto che riguarda i cantieri navali. Continuiamo con la cronaca perché i carabinieri hanno arrestato 3 persone accusate di estorsione, rapina e danni di un pensionato di Bagheria. Si tratta di Antonio Orlando, 43 anni, lo state vedendo, Antonella Randazzo di 37, sua convivente, e la 21enne Rosalia Romano, figlia della donna. L'anziano era stato fermato proprio dalla ragazza che, fingendosi autostoppista, gli aveva chiesto un passaggio. Una volta giunti a Marineo, l'uomo è stato aggredito dagli altri 2 complici che, dopo averlo bloccato e derubato, lo hanno denudato scattandogli alcune fotografie e ricattandolo. Per evitare la divulgazione di quelle immagini, l'anziano avrebbe dovuto pagare 200 euro da consegnare il giorno successivo. La vittima però si è rivolta ai carabinieri che hanno individuato i 3, tutti finiti in cella, tranne la 21enne che si trova ai domiciliari. Facciamo subito una brevissima pausa pubblicitaria, torniamo insieme con tutte le altre notizie. Al mercatone della ceramica parlano i prezzi. Alcuni esempi. Ceramiche varie misure, 2,90 euro al metro quadro. Idrosanitari, 10 euro al pezzo. Box doccia idro, 199 euro.
Gresse porcellanato, effetto parquet, 8,90 euro al metro quadro. Ilmercatonedellaceramica.com. Aperti anche il sabato pomeriggio. Ottica Giuseppe La Mattina, presenti da oltre 50 anni in via Oreto 70 a Palermo, in grado di offrire le migliori montature, le più originali, visite optometriche gratuite, specialisti in contattologia, lenti progressive complete di antiriflesso Euro 139, www.otticalamattina.eu. Centro Ippico Ristorante Lo Sperone, scuola d'equitazione per adulti e bambini, maneggio e ristorante con cucina tipica siciliana. Festeggia da noi qualsiasi evento in ogni periodo dell'anno. Contrada Sasi, Alcamo, www.losperone.it. Cercasi principessa per offerta da favola. Da 2B, il materasso Memory Form, la rete più due guanciali, a soli 990 euro. A rate senza interessi. E in omaggio, il letto con sistema contenitore. Affrettati, l'offerta è valida nei nostri punti vendita fino al 30 aprile. Hai deciso di vendere il tuo oro, ma non hai tempo per raggiungere i nostri punti vendita. Affari in oro ha la soluzione per te. Da oggi eseguiamo il ritiro dei preziosi direttamente a casa tua. Contatta il nostro reparto di acquisto online. Clicca il nostro sito web e scoprirai i vantaggi. Affari in oro. La conoscenza è il modo migliore per dare lunga vita a una pianta. Ecco perché tutti le vendono, ma solo uno le conosce davvero. Flower by Ignazio Ferrante, un luogo in cui i colori e i profumi inebriano i sensi, un luogo dove piante e fiori hanno una vera anima. Flower, lo trovi in Viale Campagna 14B. Al Gelatori, nutre il gusto della perfezione. Il maestro gelatiere Peppe Cuti è in grado di soddisfare tutte le esigenze. Gelato senza zucchero, senza glutine, senza lattosio. Insomma, gelati per tutti, grandi e piccini. Noi del Gelatone non vendiamo gelati, regaliamo emozioni. Eccoci di nuovo insieme, tra un attimo con Luca Salerno parleremo della seconda udienza del processo sulla trattativa Stato-mafia. Intanto ancora cronaca, perché un imbianchino di Gela è stato arrestato dalla polizia per aver aggredito con un'ascia il compagno della ex moglie, finito in ospedale con una prognosi di 20 giorni. Manette è finito a crocifisso di Gennaro, 31 anni. La violenta aggressione è avvenuta vicino al cimitero, davanti a numerose persone, con il traffico bloccato dalle automobili dei due rivali. Di Gennaro è stato arrestato durante un tentativo di fuga, recuperata anche la mannaia che l'uomo aveva gettato in un cassonetto dei rifiuti. Nessun esponente delle istituzioni, ma tutti i boss imputati. Queste le presenze in aula questa mattina in occasione della seconda udienza del processo sulla trattativa Stato-mafia. Sentiamo Luca Salerno. Tra i protagonisti della prima udienza, dopo la quale era stato anche contestato dal movimento delle agende rosse fuori dall'aula bunker, oggi Nicola Mancino non era in aula. Per l'ex presidente del Senato l'accusa è di falsa testimonianza. Per motivi ben diversi oggi non era presente neanche un altro protagonista dell'inchiesta e del processo, ovvero Massimo Ciancimino, che nel dibattimento, oltre a essere super testimone, deve rispondere di concorso in associazione mafiosa e calunnia. Il figlio dell'ex sindaco di Palermo è stato arrestato pochi giorni fa con l'accusa di associazione a delinquere ed evasione fiscale. Ma se gli esponenti delle istituzioni erano assenti in aula, essere presenti invece erano i boss. Erano infatti collegati in videoconferenza Giovanni Brusca, Salvatore Rina, Leo Luca Bagarelle e Antonino Cinà. Il boss Rina, durante il collegamento però dal carcere di Opera a Milano, ha avvertito un malore. È stato subito portato via, ma si è mosso autonomamente. Intanto oggi si decide sull'ammissione delle parti civili, la cui lista è notevolmente cresciuta. Oltre alle 10 già costituite, alle altre 14 che avevano inoltrato la stessa richiesta nell'ultima udienza, ci sono anche l'associazione antiracket di Marsala, l'associazione antimafia Rita Atria e il comune di Capaci. La procura di Palermo ha detto no a Salvatore Borsellino in qualità di fratello del giudice, mentre si è espressa in maniera favorevole alla costituzione di parte civile in quanto legale rappresentante del movimento delle agende rosse. Il sì dei magistrati di Palermo è arrivato però anche per i familiari dell'eurodeputato Salvo Lima, in quanto il suo
suo omicidio sarebbe stata la prima manifestazione esterna della strategia stragista di Cosa Nostra, che, secondo i magistrati, ha avuto come obiettivo un soggetto considerato contiguo a Cosa Nostra, ma poi giudicato un traditore. La Corte d'Assise di Palermo, intanto presieduta da Alfredo Montalto, si è riunita in Camera di Consiglio per decidere sulle richieste di costituzione di parte civile. E noi nella prossima edizione del TG Mente vedremo sempre con Luca Salerno quali e quante richieste di costituzione di parte civile saranno state accolte dal Presidente della Corte. Quindi torneremo a parlare di questa seconda udienza più tardi. C'è stato un incidente mortale questa mattina intorno alle 10 alla periferia di Sciacca. Un uomo di 70 anni, Francesco Di Mino, era alla guida di un trattore che si è ribaltato durante una manovra schiacciandolo. L'anziano è morto in ambulanza durante il trasporto. In ospedale. In 4 anni sono stati licenziati in Sicilia oltre 50.000 operai edili diretti e 30.000 dell'indotto. E questa, secondo l'ANCE, è la conseguenza del prolungato blocco del mercato delle opere pubbliche nell'isola. Anche per questo motivo, questa mattina in piazza Palermo hanno sfilato in corteo lavoratori e imprenditori del settore dell'edilizia. Vediamo. Una manifestazione unitaria che ha visto sfilare per strada la piazza Marina Palazzo d'Orléans, sede della Presidenza della Regione, lavoratori, rappresentanti sindacali ma anche imprenditori, tutti attori di un settore, quello dell'edilizia, stretto nella morsa di una crisi che non conosce fine, ma per fermare la quale vengono chieste risposte urgenti alle istituzioni. 80.000 posti di lavoro persi in 4 anni tra diretto e indotto, dicono i sindacati, un dato che grida vendetta se si pensa che sono da tempo disponibili quasi 3,7 miliardi di euro per opere pronte a diventare cantieri, ma che un inspiegabile incantesimo continua a tenere congelate. Fermo anche il mercato dell'edilizia residenziale a causa del mancato utilizzo, dicono sempre i sindacati, dei fondi ex GESCAL e di quelli per l'edilizia residenziale convenzionata. La colpa sarebbe anche del mancato voto dell'ARS sulla proposta di promulgare la durata dei mutui agevolati per giovani coppie e anche della mancata riforma della legge urbanistica e dell'assenza di strumenti che sostengono la bioedilizia, il miglioramento dei tessuti urbani e la messa in sicurezza degli edifici. Insomma, in questo scenario, dicono insieme imprese e sindacati, prosegue inarrestabile il crollo dei bandi di gara. Lo scorso mese di aprile sono stati pubblicati appena 18 incanti per un importo di 15,7 milioni di euro, con un calo di quasi il 50% rispetto al mese di gennaio. Ecco perché oggi in piazza sono scesi i rappresentanti di ANCE Sicilia, ANIEM Confapi, CNA Costruzioni, ANAPEA Confartigianato, ma anche Lega Coop, sindacati di categoria, Fillea CGL, Filca CISL e FENEAL UIL. Il corteo è servito per chiedere risposte urgenti al governo della regione. E proprio la crisi profonda dell'edilizia in Sicilia e agli altri fronti di crisi sarà dedicata la puntata di questa sera di Agorà, in onda alle 21.10 su TRM. In studio rappresentanti dell'ANCE e delle altre sigle imprenditoriali e sindacali del settore per fare un punto della situazione e capire quali sono le richieste urgenti al governo della regione. L'appuntamento è quindi per questa sera alle 21.10 su TRM. Terra e mare, un binomio che per la città di Marsala parla di impegni e di progetti, nel primo caso per la valorizzazione degli itinerari del vino e della realtà vitivinicola in genere, nel secondo caso proiettandoci verso i mondiali di kitesurf dal 25 al 30 di giugno. Con noi il sindaco di Marsala, Giulia Adamo, che ringraziamo per la sua presenza. Partiamo proprio da questo primo impegno, che è un impegno storicamente consolidato per la città di Marsala e per il territorio marsalese, la valorizzazione di tutto ciò che ruota attorno al vino. Sì. Allora, Marsala quest'anno rappresenterà il vino europeo nel mondo, perché abbiamo partecipato ad una selezione, ad un progetto europeo, e siamo stati selezionati, abbiamo partecipato ad altre città italiane, perché ogni anno una nazione dell'Europa deve rappresentare il vino in Europa. L'anno scorso per esempio il Portogallo, quest'anno l'Italia, l'anno prossimo la Spagna. Marsala ha superato la selezione, quindi noi rappresentiamo non soltanto Marsala quest'anno, ma
il vino siciliano, naturalmente, soprattutto tutto il vino siciliano, è il vino italiano. Quindi è una soddisfazione, un risultato che non interessa solo Marsala, ma di cui dobbiamo essere orgogliosi perché rappresenta tutta la Sicilia. Su questo, naturalmente, il progetto non è soltanto quello di promuovere un prodotto eccellente come il vino, intanto ricordare al mondo, come abbiamo detto anche in Spagna o in Portogallo, con i paesi con i quali continueremo a lavorare nei prossimi mesi, ricordare al mondo che se da ogni parte del mondo ormai si produce vino, dal Cile al Brasile, noi lo produciamo da più di 3.000 anni. Questo è certamente un marchio di qualità su cui lavorare. E vogliamo ricordare, assieme al vino, promuovere il vino è un'occasione per promuovere un territorio, una cultura, quindi tutto il territorio dell'Europa meridionale. Quindi comincia un lavoro che nei prossimi anni porteremo avanti assieme a tutti i paesi del sud, dalla Grecia per esempio. Abbiamo tanto parlato della Grecia, ci siamo chiesti come mai in un momento così drammatico per la Grecia non ci sia nessuno che voglia ricordare che la Grecia non è solo un problema di spread, ma se esiste la cultura occidentale, perché nella Grecia dell'VIII secolo avanti Cristo un gruppo di uomini cominciò a ragionare in maniera del tutto diversa. Allora c'è tanto che possiamo dire per accompagnare i nostri prodotti, portare assieme il vino, il buon cibo, la nostra tradizione, ma anche la difesa dell'ambiente, della tutela. Abbiamo molto lavorato a Marsala quest'anno sulla difesa del Mediterraneo, poi se avremo tempo, so che oggi non abbiamo tanto tempo, io vorrei tornarci, perché abbiamo avviato una battaglia con Greenpeace e anche all'interno di un festival del giornalismo per contrastare le perforazioni di petrolio nel Mediterraneo. Capisco che abbiamo... allora ci fermiamo agli eventi, tanta musica, tanta cultura. Gli eventi sindaco, parleremo subito, perché dobbiamo parlare di questo appuntamento di fine giugno. Intanto ci fa molto piacere, lo dico da giornalista, che lei abbia ricordato il Festival del giornalismo d'inchiesta che Marsala ha ospitato anche quest'anno. È alla terza edizione, vogliamo promuoverlo e portarlo avanti. Credo che sia molto importante il momento in cui l'informazione è diventato un flusso continuo di notizie e che non ci permette spesso di fermarci a riflettere sul giornalismo di inchiesta. Invece è importante, e sono state messe in luce tante notizie interessanti sulle quali magari una volta che avremo più tempo potremo discutere assieme. Noi ci candidiamo ad essere ovviamente suoi interlocutori. Vorrei però chiederle un'altra particolarità che riguarda la città di Marsala, perché lei faceva riferimento a questo grosso impegno relativamente alla cultura del vino a 360 gradi, però Marsala dal 25 al 30 giugno ospiterà, ed è l'unica tappa italiana in tal senso, ospiterà i mondiali di kitesurf. Come si è arrivati a scegliere Marsala? Intanto ricordiamo che dal 5 al 7 luglio vi aspettiamo a Marsala per degustare i vini non solo marsalesi, non solo della provincia di Trapani, siciliani e da ogni parte del mondo. Quindi sarà un festival del vino siciliano che vorremmo ripetere ogni anno. Quindi a luglio vi aspettiamo, sarà anche l'occasione per conoscere la città, ci saranno musiche, eventi, degustazioni. Però il primo appuntamento effettivamente è questo con il kitesurf. Marsala ha una situazione fortunata, perché ha un mare e un vento soprattutto. Noi abbiamo un vento che rende il nostro mare un campo di regate eccezionali. Quindi quest'anno siamo stati scelti, siamo l'unica tappa dei campionati mondiali. Li stiamo affrontando in questo momento i comuni non hanno risorse, quindi lo stiamo affrontando con coraggio e con la convinzione che non possiamo... bisogna risparmiare sicuramente, poi bisogna investire, quindi risparmiare il denaro pubblico è importante, ma dobbiamo avere il coraggio di investire su ciò che abbiamo. Allora la Sicilia, in Sicilia non parlo solo di Marsala, il buon cibo, il vento, il mare, l'ambiente, la buona cucina, tutto questo deve diventare un'occasione di sviluppo, lavoro e occupazione. Noi ci saremo sicuramente, speriamo che questo suo appello venga accolto. Speriamo comunque... che anche la regione ci dia una mano, dico venga che, raccolto. È un appello, perché mentre l'assessore regionale all'agricoltura ci è stato molto molto vicino nella promozione di tutti gli eventi legati al vino, sul turismo ci sono ancora delle difficoltà e da soli i comuni, comunque anche da soli noi affronteremo naturalmente questo evento, perché crediamo che sia veramente indispensabile per lo sviluppo e utile veramente a tutta la Sicilia. Grazie per essere stata nostra ospite, torneremo senz'altro a parlare con lei per questo calendario di appuntamenti che riguarda buona parte dell'estate. Noi facciamo adesso un'altra brevissima pausa pubblicitaria, torniamo insieme subito dopo.
Vento M Club Vacanze affitta appartamenti per le tue vacanze nella ridente cittadina di San Vitolo Capo. Per la nuova stagione primavera-estate, offerta soggiorni in appartamento per 4 persone a partire da 50 euro al giorno. Per tutte le prenotazioni entro il 25 giugno, per minimo una settimana, a luglio o ad agosto, riceverete uno sconto fino al 15%. Ed in più, uno sconto particolare sul weekend del Couscous Preview, del 21-23 giugno. Gruppo M Club Vacanze, la tua casa per le vacanze. Al Gelatori, nutre il gusto della perfezione. Il maestro gelatiere Peppe Cuti è in grado di soddisfare tutte le esigenze. Gelato senza zucchero, senza glutine, senza lattosio. Insomma, gelati per tutti, grandi e piccini. Noi del Gelatone non vendiamo gelati, regaliamo emozioni. Ottica Giuseppe Lamattina, presenti da oltre 50 anni in via Oreto 70 a Palermo, in grado di offrire le migliori montature, le più originali, visite optometriche gratuite, specialisti in contattologia, offerta, fotocromatiche di ultima generazione complete di antiriflesso, euro 89 la coppia, 091 616 1843. Mobil Domus Arredi vi propone soluzioni attuali per arredare la vostra casa con l'intramontabile classico, il fascino dei mobili in stile, l'innovazione continua del moderno e contemporaneo. Da Mobil Domus vivrete la scoperta di esclusive cucine Mobil Turi, classiche e moderne in differenti colori e finiture con soluzioni compositive su misura. La fantasia e la creatività delle camerette Spar Junior. Mobil Domus, corso di 1235 a Palermo, di fronte Ponte Ammiraglio. Tesoro, sposami. Brindiamo? Certo! Pensiamo allora a blindare la nostra casa. Ampia scelta infissi, porte realizzate artigianalmente e non solo. A prezzi blindati! Blindo Casa. Esposizione Viale Regione Siciliana 686 a Palermo. Infoline 091 663 1016. Vialdi presenta il materasso Ergo Memory, progettato per garantirvi il massimo del comfort. Altezza 23 cm, uno strato di memory con 12 zone a portanza differenziata e due strati in tecno polimeri per un supporto ortopedico. Fuori, un guscio in morbida ciniglia di puro cotone sfoderabile e lavabile. Un concentrato di tecnologia a soli 399 euro nella versione matrimoniale e 299 in quella singola. Vialdi. Innovazione, tecnologia, estetica, benessere. I nostri quattro assi per garantirvi sempre un acquisto sicuro. Pranzo 5 euro, cena 8 euro, mezza pensione 8 euro con colazione e pranzo. Pensione completa 13 euro. Si effettua anche servizio a domicilio. Vitto e alloggio in camera doppia o tripla con pensione completa 40 euro al giorno, 200 euro alla settimana, 700 euro al mese. Assistenza sanitaria H24. Comunità alloggio per anziani Samuela. Via Leonardo da Vinci 30, Palermo. Megastore Centro Divani, grande nella scelta e nella qualità, presenta Martina. Divano in tessuto disponibile in più di 100 colori a 395 euro. Matiz. Divano letto matrimoniale a 590 euro. Sabina. Divano in pelle trend a 375 euro. Teo. Componibile letto con contenitore a 535 euro. Li trovi solo da Megastore di Adile, a Palermo in via Partanna Mondello 39H. È tutto pronto per la notte bianca della scuola in programma oggi a Palermo. La manifestazione che conclude la stagione di Palermo apre le porte, la scuola adotta un monumento, si svolgerà in Piazza Verdi davanti al Teatro Massimo, ma anche in diverse vie del centro con spettacoli, esibizioni, la simbolica riconsegna delle chiavi della città dagli studenti delle scuole al sindaco. Fin da questa mattina sono in vigore divieti di sosta in via Cavour, che dalle 17 sarà interamente chiuso al traffico, come anche in via Roma e in piazza Verdi. È stato scelto il progetto vincitore per la 389esima edizione del Festino di Santa Rosalia di Palermo. Verrà usato quasi tutto il budget messo a disposizione dal Comune. Il direttore artistico sarà lo stesso dello scorso anno. Non mancano però le polemiche. Sentiamo perché da Federica Di Gloria. Un festino dedicato al futuro, che al futuro vuole guardare o che almeno ci prova, e questo è il progetto vincitore fra i 19 presentati e i 5 selezionati dalla commissione esaminatrice del Comune. Con 84,48 punti e l'Associazione Temporanea di Imprese Santa Rosalia ad essersi aggiudicata l'incarico di organizzare il 389esimo festino. Capofila l'associazione Mama Service, ma il gruppo comprende anche la ditta La Rosa per lo spettacolo pirotecnico, le associazioni 90-100 e i praticabili, la Mona Murphy
e la Graham Associati. E sarà un festino firmato da Sandro Tranchina, lo stesso direttore artistico dell'edizione 2012, anche se in quel caso l'incarico era a titolo gratuito. Questo festino avrà un tema chiave, quello dei facitori di futuro, come si legge nel progetto. Un invito alla riflessione sul futuro di questa città, ma anche alla speranza. Ecco perché, novità di quest'anno, la scelta di coinvolgere i bambini che sfileranno in testa al corteo vestiti di rosso e giallo, i colori della città. Torna invece il richiamo fortemente simbolico all'impegno antimafia. Come i ragazzi di Addio Pizzo l'anno scorso, saranno i volontari di Libera questa volta a trainare il carro della Santa. Qualche concessione al futuro in termini di innovazione tecnologica, con speciali LED tridimensionali e sensori sonori montati sul carro. Costo dell'operazione 485.000 euro sui 490.000 fissati come budget dal comune. L'assessore Giambrone ha ringraziato tutti gli artisti che hanno presentato i progetti, parlando di loro come di una risorsa importante per la città, ma non manca chi mette in dubbio le modalità di selezione. I festeggiamenti andranno avanti a Palermo dal 1 al 15 luglio. Noi facciamo subito un'altra brevissima pausa, poi prima del meteo vedremo eventuali notizie dell'ultima ora. Centro Ippico Ristorante Lo Sperone, scuola d'equitazione per adulti e bambini, maneggio e ristorante con cucina tipica siciliana. Festeggia da noi qualsiasi evento in ogni periodo dell'anno. Contrada Sasi, Alcamo, www.losperone.it. Pranzo 5 euro, cena 8 euro, mezza pensione 8 euro con colazione e pranzo, pensione completa 13 euro. Si effettua anche servizio a domicilio. Bitto e alloggio in camera doppio o tripla con pensione completa 40 euro al giorno, 200 euro alla settimana, 700 euro al mese. Assistenza sanitaria H24, comunità alloggio per anziani Samuela, via Leonardo da Vinci 30, Palermo. Tesoro, sposami. Brindiamo? Certo! Pensiamo allora a blindare la nostra casa. Ampia scelta infissi, porte realizzate artigianalmente e non solo, a prezzi blindati. Blindo Casa, esposizione Viale Regione Siciliana 686 a Palermo. Infoline 091 663 1016. Auto Europa? Perché Auto Europa ti dà sempre di più, il miglior servizio al miglior prezzo e poi sono ovunque. Ok, mi hai convinto. Roma, Milano, Torino, Palermo, Catania, Pisa, Firenze, Venezia, Bologna, Napoli. Auto Europa è veramente ovunque. Servizio impeccabile, staff efficiente, tariffe imbattibili. Auto Europa, l'autonoleggio low cost. Non ci sono notizie dell'ultima ora, allora vediamo subito quali sono le previsioni meteo per la nostra regione. Per le prossime ore ancora una situazione di instabilità con locali rovesci a partire dal tardo pomeriggio. Le temperature sono stazionarie o in leggera flessione. I venti ancora sono moderati dai quadranti occidentali, i mari poco mossi o localmente mossi. Per la giornata di domani ancora cielo irregolarmente nuvoloso con isolati piovaschi. Temperature senza sostanziali variazioni di rilievo. I venti saranno ancora dai quadranti occidentali, mari da mossi a molto mossi.